Il padre di Edoardo Donna Maria, squalificato e usato per creare interesse gratis. Edoardo Donna Maria, sebbene non sia stato ancora ammesso nello studio del Grande Fratello VIP dopo la squalifica, è stato protagonista di un blocco della puntata trasmessa lunedì 13 marzo. Inoltre, in apertura era stata annunciata una sorpresa da parte sua ad Antonella Fiordelisi. Tutti pensavano a un incontro tra i Donnalisi, in realtà si trattava di un video. In queste ore, è arrivato lo sfogo del padre dell'ex concorrente, Vincenzo Donna Maria. Vincenzo Donna Maria, padre di Edoardo, ha l'impressione che il Grande Fratello stia continuando a marciare sull'immagine di suo figlio, creando interesse, ma gratuitamente, quindi senza coinvolgerlo direttamente. Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta, che manco il giudice Carnevale, creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato intendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz'ora per sciar sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d'artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo nei prossimi 20 giorni. E quindi interesse. Il tutto gratis. Ragazzi, questi sono geni. I fuochi d'artificio a cui fa riferimento Vincenzo Donna Maria, sono quelli della sorpresa che Edoardo ha organizzato per Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata, infatti, l'ex concorrente si è recato nei pressi della casa e ha urlato il suo amore alla fidanzata, auguri. Sorridi che sei la più bella del mondo. Poi, il cielo si è riempito dei colori dei fuochi d'artificio. Antonella è rimasta molto colpita e ha commentato, lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? Orice creștine pentru tine, fie egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, puia, si șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun...